Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà realizzare questo facilissimo gilet lavorato con i ferri, con i nostri amati ferri. Mi vedrete utilizzare nei tutorial i ferri circolari, ma semplicemente per comodità. In realtà è una lavorazione a pannello molto, ma molto semplice, adatta a chiunque, soprattutto a chi è alle prime armi e che ha voglia di fare un progetto semplice, ma molto brioso, come lo chiamo io, e bellissimo da indossare per questi primi freddi che stanno per arrivare. In pratica vi spiego come ho calcolato il tutto, come l'ho realizzato. È un semplice rettangolo, quindi nasce con un pannello rettangolo. Per quanto riguarda me, ho caricato 100 punti che rappresentano 90 centimetri. Sapete che io ho un girosino abbastanza piccolo, ma in questo caso mi sono sempre presa qualche centimetro in più perché, soprattutto quando si tratta di cardigan o di gilet, preferisco che ne siano indossati un pochino, pochino più comodi e quindi ho calcolato qualche centimetrino in più. Fate anche voi lo stesso tipo di ragionamento. Vi dico subito, quindi presa la circonferenza del giroseno, ho calcolato i miei, ho fatto un piccolo campione, quindi 10 punti rappresentano 9 centimetri e quindi da lì sono nate le mie 90 maglie. Fate la stessa cosa anche voi perché il campione varia a seconda anche della tensione che voi utilizzate. Per quanto riguarda me, ho lavorato il filato sherpa con il ferro numero 9 o numero 8, ma per chi ha una mano che tira troppo, consiglio di utilizzare anche il ferro numero 9. Quindi anche lì il campione vi aiuta a capire che ferro utilizzare per il vostro filo e per la tensione che voi avete con la vostra mano, che non è sempre uguale per tutte le persone. Di 90 centimetri. Cosa andremo a fare? Andremo a realizzare un unico pannello, vedete, un rettangolo, che poi dopo sarà diviso semplicemente quando avrò raggiunto l'altezza per creare lo scafalo, quindi per far passare il mio braccio. Ok? Quindi all'altezza qui ho diviso i punti, semplicemente ho lavorato i primi 25 punti davanti, lasciando in sospeso le maglie di dietro, così facendo ho creato il buchetto. Poi ho preso 50 punti per la parte di dietro e li ho lavorati. Così facendo si è creato quest'altra asola grande, quindi quest'altro spazio vuoto e ho creato un altro buchetto. Dopodiché ho lavorato gli ultimi 25 punti davanti che rappresentano il mio davanti di destra. È semplicissimo, quindi anche chi ha una taglia magari un po', un giroseno un po' più importante rispetto al mio lo può lavorare tranquillamente. Eccoci qui. Allora, vi spiego un po' come è composto, come nasce questo tipo di gilet. Come vi dicevo in anteprima, è un gilet che nasce in forma rettangolare, un gilet che poi diventerà un cardigan perché nel secondo tutorial troverete come applicare le maniche al nostro gilettino. Nasce come rettangolo e poi suddivisa la misura che ci occorre, va cucita sulle spalle e così nasce il nostro piccolo gilet. Ora vi faccio capire un po' meglio come ho preso le misure e come ho lavorato la mia taglia. In pratica sapete bene che io sono una taglia S, ho un girosino abbastanza piccolo di 84 centimetri. Vi dico già che normalmente io i maglioncini, i cardigan li preferisco anche un pochino, pochino un po' più larghi perché devo andare un po' più comoda. In questo caso l'ho lavorato di 90 centimetri. Volendo, poteva essere ancora un po' più grande, bastava tenere presente il multiplo, o meglio le misure. Dal mio campioncino vengono fuori che 10 punti misurano 9 centimetri. Ecco perché ho 90 centimetri di giro. Questo che significa? Che se ho un giroseno un po' più grande, fate sempre un piccolo campione perché quello vi aiuterà nel capire e nello sviluppare la taglia che più vi serve e poi varia anche a secondo del punto, se la maglia è rasata, se il punto legaccio, vi varia un po' come misura, insomma. Fate il vostro campioncino e poi dividete per la vostra fisicità e per la vostra taglia. Tornando un attimo al progetto iniziale basato su di me, quindi cosa ho fatto? Ho caricato i miei 100 punti, quindi per arrivare ai miei 90 centimetri, in forma rettangolare. Quindi mi carico tutti i 100 punti, vedrete che io utilizzo i ferri circolari, ma in realtà è una lavorazione a dritto. E fino ad arrivare ad un certo punto, lavorerò sempre con il punto legaccio per la bordura.
Vedete, faccio il prima parte, punto legaccio sottostante che mi aiuterà a non far girare, a rotolare la lavorazione. Poi stessa cosa, punto legaccio sui due laterali. Ok? Così ho già il mio punto di margine, il mio punto di bordo, mentre la parte centrale la vado a lavorare a maglia rasata alternando questi due colori, il grigio e il senape. Per quanto riguarda la parte diciamo che va a chiudersi, chi vuole realizzare delle asoline non dovrà fare altro che magari crearsi dei fori su una delle due lati, insomma, per poi da un lato cucire il bottone, dall'altro lato fa l'asolina e quindi il cardigan poi si chiude in quel caso lì. Tornando a noi, quindi si realizza questo piccolo rettangolo arrivato ad una certa altezza che per me è dal bacino fino quasi sotto l'ascella per poter poi creare il giro manica, no? E ho lavorato tutte le maglie così come si presentavano. Ad un certo punto dovevo creare la mia asolina e cosa ho fatto? Ho detto ok, sono 100 i punti. Per quanto mi riguarda, 50 punti li considero nella parte di dietro, ok? Perché i miei 50 punti sulla parte di dietro rappresentavano i 45 centimetri. Vado a memoria se sbaglio i numeri. Perché sto andando a memoria, sono 45 centimetri. Poi cosa ho fatto? Ho detto ok, l'altra parte davanti la devo andare a dividere per due, perché uno sarà il pannello di destra e l'altro il pannello di sinistra, cioè questo pannello e questo pannello. Quindi cosa ho detto? 50 punti. È la mia parte di dietro, quindi sono piccolina, va bene che sia uguale dietro e avanti, 50 punti dietro. 25 sono i miei punti che ho lasciato per la parte davanti. Quindi io qui mi sono tenuta 25 punti e ho iniziato poi a lavorare solo questi 25 punti e ho lasciato in sospeso le 50 maglie più le 25 finali. Finito di lavorare questo bordo, quindi lasciate le maglie in sospeso e finisco di lavorare questa parte qui, riprendo le maglie centrali, le 50 maglie centrali che avevo lasciato in sospeso e ho ripreso a lavorare le 50 maglie iniziali. Finite le 50 maglie iniziali, cosa faccio? Vado a lavorarmi le 25 che ho sulla parte di sinistra, senza effettuare nessun tipo di riduzione per lo scafalo, così da non creare difficoltà a nessuno, anche a chi ha le prime armi. Quindi è un rettangolo che poi viene chiuso soltanto sulla parte superiore della lavorazione. Molto molto semplice, seguite il tutorial, ve lo spiego passo passo. Se volessi ora riproporzionare questa misura su una taglia un po' più grande, cosa andrò a fare? Ho preso come esempio il giroseno di Dina. Dina ha un giroseno di 108 cm, ma 108 non è divisibile per 9, o meglio lo sarebbe anche, però dopo non ci troviamo con le varie divisioni. Quindi cosa ho fatto? E anche sempre per il discorso un po' di vestibilità più comoda, questo 108 mi diventa 117 cm. E come lo divido? Se le spalle di Dina misurano 48 cm, io ho calcolato qualche centimetro in più, quindi mi diventa 54 cm. 54 cm è un numero che si divide per i 9 centimetri di maglia e quindi so che io devo caricare 60 maglie per ottenere i 54 cm, mentre per la parte di giroseno Dina 60 cm, gliene do qualche centimetro in più, quindi 63, e in questo caso vado a caricare 70 maglie. Così facendo il totale delle maglie da caricare è 130. E come le ho divise? Le ho divise in questo modo, cioè 60 maglie le ho lasciate sulla parte di dietro, mentre le 70, quindi 63 cm che dovrò dividere a destra e a sinistra saranno 35 maglie a destra e 35 maglie a sinistra. Volendo, per chi magari ha una taglia ancora un pochino più grande, possiamo pensare quindi a quel punto di aggiungere 10 punti a destra e 10 punti a sinistra in più, quindi diventano 45-45, ma anche la stessa misura per Dina, volendola tenere un po' più comoda e più morbida, magari qui andiamo già a lavorare i 45 punti. Così siamo certi che è un po' più comodo come vestibilità. E questo è un po' il discorso, un po' il ragionamento che ho fatto per quanto riguarda il calcolo dei punti e da dove si parte. Quindi ricordatevi di partire dal girosena, fare il vostro campione e poi moltiplicare i punti lì in base alla vostra misura da indossare. Se io lavorerò con delle punte da 8
perché vado più comoda con i ferri circolari nella registrazione, ma tranquille perché è un lavoro che si fa con i ferri tradizionali, quindi con i ferri dritti. Per quanto riguarda me, ho realizzato un piccolo campione e 10 punti corrispondono a 9 centimetri. Realizzate anche voi il vostro campione, poiché una tensione diversa della mano potrebbe generare dei centimetri diversi nel campione, quindi una misura diversa nel campione, anche di poco, però potrebbe capitare. Quindi o che sia un po' più stretto o che sia un po' più largo se uno ha una mano un po' più morbida. Detto ciò, per quanto riguarda me, ho un giroseno che è 84 centimetri. Io lavorerò in questo caso qualche centimetro in più e quindi non caricherò 90 punti, che sarebbe 9x9, 81, quindi 9 centimetri realizzati dal campione per 90 punti, quindi siamo lì su 81 centimetri, ma realizzerò direttamente 100 punti, perché mi tengo con una misura un pochino più larga, essendo una giacca, insomma, che deve andare un po' più comoda, quindi non voglio che sia proprio stretta stretta. Detto ciò, ora andrò a caricare i miei punti sul ferro. Quindi il mio solito cappietto, vado qui, lo inserisco, vedete, e carico 1 e 2. Ora, continuate nel caricare tutti i vostri punti e ci vediamo dopo. Allora, caricati i 100 punti, cosa andrò a fare? Giro il mio lavoro e ora andrò a lavorare tutti i punti a legaccio, che significa che ogni giro, sia il dritto che il rovescio, sarà lavorato a maglia rasata, quindi col ferro a dritto. Quindi, primo punto, vedete, vado a lavorare a dritto, quindi giro il filo e lavoro. Ancora punto il ferro, vedete qui, lo punto, posizione filo su e tiro, punto su e tiro. È una lavorazione aperta, quindi spostiamo questo così non vi trae in inganno. E ora lavorerò tutti i 90 punti, tutti i 100 punti a dritto, così. Quando dovrò fare il giro di ritorno, ma lo lavoreremo insieme, anche quello sarà lavorato a maglia rasata, quindi a dritto. Lavoreremo anche il secondo ferro a dritto, il terzo a dritto, il quarto a dritto, perché così genereremo il nostro legaccio, che è un punto di margine che vi permetterà anche che il lavoro in se stesso non si arrotoli nei bordi. Infatti io manterrò poi dopo dei punti di margine anche sulla parte esteriore, sia a destra che a sinistra, sempre col punto legaccio, che ci fanno sia da contorno del lavoro, ma che ci permettono di avere una lavorazione non attorcigliata. Un altro punto molto bello che potete utilizzare in alternativa è la grana di riso, quindi è un'alternanza di un punto a dritto, un punto a rovescio, e poi quando fate il ritorno fate un punto a rovescio e un punto a dritto, cioè come vi chiama la maglia lavorerete l'opposto in pratica. Quindi ora lavorate, io sto impugnando i ferri in un modo diverso, ma perché vado più comoda, lavorate tutti questi punti a dritto e ci vediamo dopo, al secondo giro. Allora, completato il primo giro a dritto, come vi dicevo, giriamo il nostro lavoro e ora la maglia chiamerebbe un bel rovescio, ma noi andremo comunque a lavorare tutto a dritto. Quindi significa che, vedete, avete il nodino del rovescio che vi sta chiamando la maglia, ma noi, poiché abbiamo bisogno del punto legaccio, lavoreremo ancora a dritto. Quindi punto il ferro, passo il filo e lavoro. Punto il ferro, passo il filo e lavoro. E ora mi lavoro tutti i punti a dritto, così come si presentano, e in automatico il nodino che vedete sulla parte di dietro vi comparirà anche sulla parte davanti. Quindi ora andate avanti nel lavorare tanti ferri a dritto quanto alto volete questo bordino di punto legaccio, ok?
Quindi ci vediamo poi dopo al lavoro un po' più avanzato. Io andrò avanti anche io un po' con la lavorazione e ci vediamo quindi non appena avrò raggiunto l'altezza che mi occorre per questo tipo di bordura e poi andremo a continuare insieme il lavoro. Vedete, anche dall'altro lato vi è comparso il bordo di rifinitura. Quindi andiamo avanti e ci vediamo tra poco. Allora, ho lavorato 15 giri, come potete vedere, di maglia sempre a dritto, ho creato quindi il punto legaccio e ora sono a circa 9 centimetri di altezza, vedete, della lavorazione. Ora cosa andrò a fare? Da questo momento in poi andrò a lavorare i giri a maglia rasata e quindi significa che lavorerò un ferro a dritto e un ferro a rovescio, quindi ripristineremo l'andata e il ritorno della lavorazione. E lo faremo nel seguente modo: lasceremo 10 punti di margine sia a destra che a sinistra, sempre a punto legaccio, così da crearci già il bordo, diciamo, della nostra lavorazione. Quindi questo significa che per ogni giro, anche quando sarò al rovescio, io andrò a lavorare sempre i 10 punti a maglia dritta, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ora invece riprendo a lavorare i punti a rovescio, quindi 1, 2, 3. E ora lavoro tutti i punti a rovescio così come si presentano, eccetto gli ultimi 10, perché gli ultimi 10 rappresentano il mio margine e quindi li lavorerò poi a maglia rasata, quindi a dritto. Perdonatemi, rappresentano il punto legaccio e quindi saranno lavorati tutti a dritto, sempre. Guardate dall'altro lato, inizia a venire fuori già la maglia rasata. Allora, vedete, sono alla fine dove ho lavorato il mio punto al rovescio e ora cosa faccio? Riposiziono di nuovo il filo dietro e vado a lavorare a dritto. Okay. Io impugno i ferri in questo modo, vi ricordo, perché sto lavorando con dei ferri circolari e anche una lavorazione a pannelli. Per chi invece ha i ferri tradizionali deve lavorare semplicemente dritto e rovescio, quello che sto facendo anche io. Ora, dopo aver lavorato quindi gli ultimi 10 punti, giro la mia lavorazione e i primi 10 punti saranno sempre a dritto, okay? Così manteniamo il nostro lavoro a legaccio. E 10. Ora vedete che siamo sul dritto della lavorazione, quindi la maglia vi chiama la maglia dritta e continuate a lavorare tutti i punti così come si presentano. In pratica, quando siete sul dritto della lavorazione, non dovete fare attenzione a nulla perché dritta è la maglia al centro, quindi la maglia rasata, e dritta è la maglia di margine. Quando siete sul rovescio, dovete invece fare attenzione perché sul rovescio i primi 10 punti saranno sempre a maglia dritta. Quindi ora andate avanti con la lavorazione alternando un ferro a dritto e un ferro a rovescio, ricordandovi sempre i 10 punti di margine che sono sempre a dritto e ci vediamo al lavoro un pochino più avanzato. Magari lavoriamo il prossimo giro a rovescio ancora insieme con i primi 10 punti, così da fissare bene la lavorazione. Allora, eccomi qua, terminato il giro tutto a dritto, vedete al centro si forma la maglia rasata, mentre qui abbiamo questo bel bordo largo a punto legaccio. Ora giro la lavorazione e dovrò lavorare al rovescio in questo caso e quindi cosa farò ora? Andrò a lavorare tutti i punti, i primi 10, sempre a dritto, perché abbiamo detto manteniamo il bordo di margine iniziale e finale a punto legaccio. Questo vi permetterà anche di avere un lavoro che non si arrotola. Vedete il margine com'è bello dritto? Ricordatevi che in qualsiasi tipo di lavorazione fate, vi conviene sempre lavorare un punto di vivagno che vi permetta di uno di avere un punto magari per la cucitura, a volte utile anche per quello, ma soprattutto di avere un bordo che non vi si arricci nella lavorazione. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
e 10. Io solitamente lascio sempre due punti di punto legaccio in qualsiasi lavoro che faccio, proprio per questo motivo qua. Quindi lavorati 10 punti a dritto, ora andremo a lavorare i punti a rovescio. Tutti i punti a rovescio tranne gli ultimi 10, che saranno comunque lavorati a dritto. Quindi ora continuate e ci vediamo poi al lavoro un po' più avanzato. Allora, ho lavorato 15 giri a maglia rasata e ora siamo ad una lunghezza, vedete, di circa 18 centimetri. Cosa andrò a fare ora? Andrò ad inserire un colore di contrasto, un colore diverso, per poter dare un po' di movimento alla nostra lavorazione. Il colore da me scelto è il color senape. Voi volendo potete abbinare un qualsiasi altro tipo di colore che più vi piace oppure continuare a tinta unita, insomma come meglio preferite. Quindi ora inizierò a lavorare diversi giri con un altro colore per creare un motivo un po' a fascia e lo facciamo insieme. Iniziamo col nuovo colore. Una cosa che non vi ho detto all'inizio, io per mantenere i 10 punti a punto legaccio e per non sbagliare mi sono inserita dei marcapunti, così ogni volta non dovevo contare gli ultimi 10 o i primi 10 punti per mantenere sempre il nostro punto di bordo, che è questo qui del legaccio. Quindi se vi va di utilizzare lo stesso metodo, vi consiglio di agganciare un piccolo marcapunto, così vi permetterà di non dover contare ogni volta. Allora, ora siamo sulla parte a rovescio della nostra lavorazione e dobbiamo poi inserire il nostro colore di contrasto. E come andremo a lavorare? In questo caso manterrò il bordo di colore grigio, quindi continuo a lavorare i miei punti a dritto. Vi faccio vedere qualche punto lavorato, come si mantiene il ferro tradizionale, e poi inizierò a lavorare un attimo, poiché io lavoro con i circolari, anche se è una lavorazione aperta, in modo diverso. Voilà, fatto ciò, lavorati 10 punti, vedete che mi passo il marcapunto così non sono costretta a contare, visto che mi distraggo. Andrò ora a lavorare i prossimi punti a rovescio con il mio colore di contrasto e lo faremo nel seguente modo. Allora, posiziono il ferro all'interno del mio lavoro, dovrei lavorare col colore grigio, invece inserisco il mio colore di contrasto e ora continuo. Passo la codina sulla destra, magari dopo diamo un punto, un nodino tra i due lavori, tra i due punti, in modo da non avere problemi. In pratica, per voi che lavorate con i ferri tradizionali, passate il filo e lo avvolgete. Passate il filo e avvolgete, così lavorate il vostro punto a rovescio. Ok? Ora fate tutto il giro così come si presenta con la lavorazione a rovescio e dopo per la parte terminale del bordo ce lo andiamo a lavorare con il colore grigio. Vi faccio vedere poi come andremo a lavorare. Quindi ora continuate e ci vediamo dopo. Allora, ho lavorato tutti i punti a rovescio così come si presentavano. E ora cosa ho fatto? Ho preso un altro gomitolo di colore grigio, perché il primo gomitolo ce l'ho attaccato col lato di destra, quindi da questo lato di qua, e ora il secondo gomitolo lo attacco da questo lato di qua, perché uno a destra e uno a sinistra saranno i nostri punti di margine che abbiamo detto io li voglio lasciare di colore grigio. E quindi cosa faccio ora? Devo lavorare i punti a dritto, perché in questo caso qui la lavorazione è a dritto, perché stiamo lavorando il punto legaccio, quindi passo il filo, opla, e via. Dopo cosa faccio? Questi due punti qua do un nodino, così li andiamo a chiudere, altrimenti si può anche sfilare, non mi piace, quindi do sempre un nodino di sicurezza. Mi vado a lavorare ora tutti i 10 punti a dritto, così come si presentano, poiché questo è il mio legaccio. Ho sempre tutti i fili quindi legati ancora e tutti i gomitoli ancora qui. Ho il gomitolo del colore grigio, il secondo gomitolo attaccato qui sulla parte di sinistra, il color oro al centro, il color senape al centro e il primo gomitolo di grigio sulla parte di destra. Ora cosa faccio? Giro la mia lavorazione. Quindi normalmente io mi appoggio poi i gomitoli a terra proprio per non, nel senso destra su destra e sinistra su sinistra, proprio per non confonderli. Giro il lavoro e vado a lavorare
come sempre, i primi 10 punti al legaccio. Quindi primo giro al legaccio. 1 e 2. Eccoci qua. Allora, lavoriamoci il punto, poi dopo ce lo stringiamo e lo chiudiamo. Ok, 10 punti lavorati al legaccio. Opla. Passo la codina dietro, così vado a chiudere. Ok, mi sono passata codina dietro e codina dietro. E chiudo un attimo, do un nodino qua tra i due colori, così ho chiuso la lavorazione. Ok, io ho fissato i punti. Ok, i 10 punti ce li ho qua e ora qui invece vado a lavorare con il color senape. Quindi mi sposto il filo grigio sulla parte di destra e quindi lo tolgo via e continuo ora a lavorare questo mio secondo ferro a dritto, poiché sono sulla parte a dritta della lavorazione, con il color senape. Ok, vedete, si forma così la linea di contrasto. Ora continuate tutto il ferro e ci vediamo dopo. Allora, vedete, ho completato tutto il giro col colore senape sulla parte a dritto e ora sono qua, prendo di nuovo il gomitolo che ho legato con la parte grigia e vado a lavorare i punti col grigio. Ora la fascia di colore di contrasto, quindi con il colore giallo, dipende voi quanto alta la volete fare, se volete un bel fascione di colore contrastante oppure no. Per quanto riguarda me, io credo di fare giusto, ecco, due giri e poi ripetere di nuovo la lavorazione con il colore grigio e continuerò in questo modo, alternando colore giallo e colore grigio. Quindi dopo significa che ora giro la lavorazione. Ora giro il lavoro e vado a lavorare tutti i punti a dritto. Per il punto di margine che è il legaccio. Passo il mio aghetto e qui ora cosa vado a fare? Vado a lavorare al rovescio sul color senape. Ok? Questo permetterà anche alla lavorazione di chiudersi, quindi questa alternanza così ravvicinata permetterà alla lavorazione di chiudersi. Ora cosa faccio? Lo taglio questo filo, poiché potete o tagliarlo o ve lo lasciate. Io comunque lavorerò ora qualche giro ancora con il colore grigio e poi dopo riprenderò ad alternare il colore oro. Quindi volendo lo lasciate qui e dopo ve lo riportate sopra, oppure se andate scomode potete anche tagliarlo. Continuiamo ora a lavorare tutto il giro, questo qui come si presenta con il colore grigio e anche il prossimo. E poi vi dirò quanti giri dovrete fare con il colore grigio e poi quando riprendere la lavorazione con il color senape. Quindi quando arriverete alla parte esterna, ci vediamo quando arriverete alla parte esterna del bordo, così da farvi vedere come togliere poi il gomitolo che avevamo aggiunto per lavorare il giro con il grigio, perché in quel caso lì dobbiamo toglierlo e continuare col ferro che stiamo continuando ora, col colore che stiamo continuando ora. Continuate, ci vediamo tra poco. Vedete, sono qui alla fine, dove ho anche l'altro gomitolo ancora legato. Stessa cosa di prima, se vi dà fastidio lo tagliate, quindi fate un bel nodino di sicurezza, lo tagliate, oppure in alternativa lo tenete qui buono questo filo per poi utilizzarlo dopo quando dovremo ripetere la lavorazione con il colore oro. Questo poi a vostra discrezione. Io ho già passato il marcapunto
E ora vado a lavorare i punti che abbiamo qui di margine, sempre appunto legaccio. Ricordatevi che i 10 punti di margine sono sempre i nostri 10 punti famosi a legaccio. Qui io tiro il filino perché avete visto si è allargata un po' la lavorazione e dopo glielo do un nodino di giunzione tra i due. Comunque, continuate ora a lavorare questo giro così come si presenta e anche il prossimo sempre a maglia rasata, grigio su grigio. E poi vi dirò quanti giri fare di color senape e quanti giri fare di colore grigio. Vedete? Giro il mio lavoro. E sono qui. Guardate come si presenta la lavorazione a contrasto del color senape. Non mi va di fare righe troppo grandi, mi piacciono sempre un po' le righe che siano discrete, quindi io più di due giri col color senape non farò. Ma vi ho detto, è un mio, questo è a gusto mio e quindi lo lavoro in questo modo. Ma se voi volete lavorarlo magari con più giri, con il colore a contrasto, ben venga, lo potete fare tranquillamente. E in quel caso lì vi consiglio di partire proprio dall'inizio del ferro. Quindi anche questo legaccio che io faccio tono su tono, sempre grigio su grigio, voi magari fatelo dello stesso colore a contrasto, così non avete problemi di spazi vuoti magari tra uno stacco e un altro di colore. Ok, abbiamo un po' ingabbiato, quindi andate avanti. E ci vediamo al lavoro un po' più avanzato. Quindi ho lavorato il primo giro a grigio col colore grigio al rovescio e ora sono al secondo giro con il colore grigio. Sono sulla parte dritta. Vedete? Allora, io ho lavorato 6 giri. Vedete, di maglia rasata, quindi del colore grigio, ok? Questi sono i due giri col giallo, con lo senape, e questi sono i 6 giri lavorati con il colore grigio. Ora cosa andrò a fare? Andrò a ripetere la stessa lavorazione, sempre di nuovo con i due giri, con il colore senape. E quindi cosa facciamo? Siamo qui, vado a lavorare i miei soliti 10 punti a legaccio, quindi prendo tutti i 10 punti a dritto. Ormai vi ho detto io ho il marcapunto quindi non li conto più. Non ho tagliato il filo per mia comodità, ma se voi andate scomodo nel stirnare poi le varie righe di lavorazione, tagliatelo tranquillamente. Ora sono qua e dovrò lavorare i punti a rovescio perché sono sul mio rovescio della lavorazione. Cosa faccio? In pratica io ho ancora, oppla, eccolo qua, il filo giallo sul mio lavoro, semplicemente lo tiro su, vedete, non tirandolo, non tiratelo troppo e vado a lavorare di nuovo con il colore giallo. Stessa cosa, poi all'estremità ho ancora lì aggiunto il mio colore grigio e quindi dopo cosa farò? Prenderò semplicemente il filo, vedete, lo tiro su e vado a lavorare. Quindi ora rovescio col giallo, dritto anche col giallo. Poi dopo ritornerò a fare di nuovo il mio lavoro con il colore predominante che è il grigio in questo caso. Voi potreste alternare, non so, due righe col giallo, due righe con il verde mela o con il fucsia, perché no? E fare un cardigan molto più allegro per l'inverno che sta per arrivare. Mi andava di dare un tocco di colore alla monotonia che può essere del colore grigio. E io ho abbinato io per me il senape perché lo adoro come colore. Quindi voi poi potete abbinare il colore che più vi piace, insomma. Quindi ora fate questo giro e anche il prossimo con il colore senape. Ricordatevi solo i margini che rimangono sempre con il nostro colore grigio. Anzi, quando arriveremo al grigio vi farò vedere di nuovo come far salire su il filo. Allora, eccomi qua, vedete, sono giunta al mio marcapunto, quindi significa che dovrò lavorare i 10 punti a legaccio e come prima li voglio di colore grigio, quindi dovrò lavorare ora con l'altro colore. Quindi a questo punto cosa faccio? Ho ancora il filo del mio secondo gomitolo di colore grigio qui legato, vedete, ce l'ho qui, me lo porto su e
in questo caso la lavorazione sarà a dritto, poiché io devo lavorare tutti i punti a dritto, poiché stiamo lavorando il legaccio. Quindi passo il filo, vedete? E il filo ce l'ho qui. E lavoro questi primi 10 punti a maglia rasata. Stessa cosa, appunto, legaccio dritto davanti e dritto anche nella lavorazione del ferro a rovescio. Quindi ora giro il mio lavoro, vado di qua, e prendo il mio filo, vedete, ho girato il lavoro, prendo il mio filo e vado a lavorare come prima i miei 10 punti legaccio a maglia dritta, quindi sono sempre sul dritto ora della lavorazione. E questo secondo giro lavorerò poi la parte centrale con il colore senape. 1 e 2, vedete, qui c'è il senape. Prendo il marcapunto un attimino, lo faccio passare di qua e prendo il senape e lavoro. Vedete? Ora qui dietro qua darò comunque un nodino per stringere la lavorazione. Ah, però il filo è legato, non lo posso dare il nodino. Ok, perfetto. Al giro di ritorno cerco di dare un punto un po' più stretto in modo da non avere il forellino del cambio colore. Quindi opla. Vedete qui? Dopo dobbiamo andare a chiudere la lavorazione perché rimane se non una solina e non va bene. Quindi conviene a questo punto tagliare il filo e dare poi un nodino di giunzione. Ok, continuate ora il secondo giro così come si presenta e alternate righe col giallo e righe col grigio, come sto lavorando io. Quindi ora andrò un po' avanti con la lavorazione e ci vediamo dopo. Allora, come potete vedere, io sono andata avanti con la lavorazione e sono, diciamo, al terzo blocco con il colore oro e ho già lavorato i primi due ferri, quindi ora sono al terzo, che sarebbe questo qui al rovescio. E ora cosa faccio? Inizio ad effettuare le divisioni per poter dividere il mio lavoro e crearmi così il giro manica e lavorare quindi la parte davanti, la parte di dietro, in questo caso ora divisa, perché fino ad ora abbiamo lavorato in un unico pezzo, così da non dover poi dopo cucire la parte di laterale, no? Della lavorazione. Quindi in questo caso, quando andremo a dividere le due parti, cioè lasceremo la parte di dietro con i suoi 50 punti e le due parti davanti, quindi 25 punti a destra e 25 punti a sinistra, dopo dovremo solo cucire sulla parte superiore delle spalle. Ora vi dico io a che altezza inizierò a fare questo lavoro. E più o meno io voglio arrivare a un totale di un 50 centimetri del mio cardigan e in questo momento io sono a circa 32 centimetri, quindi per me è sufficiente iniziare ora la parte che riguarda il giro manica. Per quanto riguarda la larghezza, se ricordo bene, in totale io sono a più o meno 90, ora così non è che vada tanto bene, però vedete, siamo circa a 90 centimetri di larghezza e avendo io un giro seno che è 82 più o meno, mi lascio sempre quei pochi di centimetri in più perché il cardigan secondo me deve essere comunque comodo e indossato un po' più comodamente, insomma. Allora, vedete come si presenta una volta divisi in due? Questa è la parte davanti, poi dietro sarà un unico pezzo, quindi ora io andrò a lavorare i primi 25 punti. Ho tagliato tutti i fili degli altri gomitoli, vedete, ce li ho qua, tagliato sia il giallo che l'altro grigio. E ora cosa faccio? Da qui tolgo il mio marcapunto, mi vado a lavorare solo i primi 25 punti del lato
di questo ferro del lato di destra e farò alzare così la lavorazione lasciando in sospeso gli altri punti e dopo effettuerò la stessa lavorazione, quindi taglierò il filo e poi effettuerò la lavorazione dall'altro lato, ma ora lo facciamo insieme. Quindi sempre i miei soliti 10 punti legaccio perché sono il mio bordino della lavorazione davanti. 2, 3, 9 e 10. Passo il marcapunto 10, quindi rovescio 1, 2, 3. Quindi qua ora io dovrò prendere 15 punti, quindi lavorerò 15 punti di lavorazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ora cosa potete fare? Così in totale ho lavorato 25 punti. Cosa potete fare in questo caso? O vi passate i punti su uno spillo, su un ferro ausiliario, in modo che avete le maglie magari in sospeso, oppure semplicemente se state lavorando con me con i cavetti questi qua, potete anche inserire un cavetto, aggiungere i tappetti davanti e lasciate le maglie in sospeso. Ora cosa andremo a fare? Si gira la lavorazione, quindi poi ricordatevi quanti ferri farete perché gli stessi dovranno essere fatti a destra. Quindi io sono primo al rovescio, ora sono sul dritto della lavorazione, vedete? Quindi mi sono rigirata e lavoro il mio secondo giro a dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 14 e 15 e io continuo a mantenere il marcapunto perché qui ho sempre il punto a legaccio da dover lavorare, quindi è sempre il mio punto di riferimento. Così ho lavorato già il mio secondo giro. Sto lavorando soltanto la prima parte davanti destra. 1 e 2, vedete? Poi rigiro la lavorazione e vado a lavorare di nuovo. Terzo giro. Sono sul rovescio, quindi 10 al legaccio e 15 al rovescio. E questa parte superiore per me sarà monocolore, nel senso che la lavorerò tutto di colore grigio perché non voglio un lavoro troppo vistoso. A chi piace un po' più vistoso può continuare con il colore delle righe, insomma. E questo è il terzo. Giro il mio lavoro e continuo. E ora continuerò così per l'altezza che mi occorre per creare il giro manica e quindi diciamo il passaggio per la spalla. Ok, quindi sto lavorando la parte davanti, diciamo dal giro manica in su, quindi saranno sempre quei più o meno 15-17 centimetri di lavoro a salire. Ok, poi vi regolate anche voi in base alla vostra fisicità, insomma. Quindi ora io continuo e ci vediamo dopo. Mi raccomando, contatevi quanti giri fate, magari utilizzate il contagiri, cosa che io farò dopo. Contatevi quanti giri vi servono a salire, così da non perdere poi e fare gli stessi giri anche dagli altri lati. Quindi prima parte laterale sinistra lo stiamo lavorando ora. Ora inizio il quarto giro. E ci vediamo dopo. Allora, vedete come si presenta? Man mano qui vi si creerà la parte per creare poi l'asola del braccio, lo scafalo. Allora, ora ho lavorato 15 giri appunto a maglia rasata e ora cosa andrò a fare? Andrò a lavorare altri 15 giri appunto legaccio, così richiamo il bordo sottostante, ok? Anche sulla parte superiore. Quindi 15 a dritto,
come abbiamo detto, e 15 a dritto anche sul rovescio, poiché la maglia legaccio, abbiamo detto, si lavorano tutti i punti a dritto della lavorazione. Quindi sono ora sul dritto e continuo a lavorare a dritto, quindi è il mio primo ferro. Ora giro la lavorazione e laddove dovrei poi lavorare il punto al rovescio, lavorerò comunque il dritto, quindi secondo ferro. Qui dovrei lavorare al rovescio, ma io continuo a lavorare a dritto e così genero il punto a legaccio. Quindi ora continuate per i vostri 15 ferri e ci vediamo al termine. Terzo ferro, sempre tutto a dritto, vedete? Si ripresenta davanti così il punto con il nodino, quindi il nostro punto legaccio. Andiamo avanti col terzo. E ora io proseguo così per 15 giri, lavorando sempre tutte le maglie a dritto. Allora, devo lavorare, vedete, il quindicesimo giro e ora da qui andrò a chiudere anche le maglie. Questo significa che per ogni punto lavorato poi la cavallerò e lo chiuderò. E lo facciamo nel seguente modo. Quindi lavoro il primo. Ok. Lavoro il secondo, passo quello di dietro su quello davanti. Stessa cosa, lavoro il prossimo e poi passo e così chiuderò tutti i miei 15 punti. Poi andrò a lavorare i 50 punti centrali allo stesso modo, cioè 15 giri a maglia rasata e poi i prossimi 15 a punto legaccio e poi lavorerò gli ultimi 25 punti come ho fatto ora per la parte di sinistra anche per la parte di destra, cioè 15 giri a punto legaccio e i prossimi 15. Perdonate, i primi 15 a maglia rasata e gli ultimi 15 a maglia legaccio. Ecco qua, abbiamo quasi finito. Questa non serve più. Quindi una volta poi chiusi tutti i punti, possiamo, io ce l'ho ancora sul ferro i punti in sospeso, andrò a lavorare i prossimi 50. Qua mi lascerò una codina un po' più lunga che magari mi servirà poi dopo per poter andare a cucire la parte superiore della lavorazione. Ecco qui, quindi ora taglio la codina e ho chiuso il mio lavoro. Ok, vedete? E questa è la parte, diciamo, superiore
della mia parte davanti e ora andrò a lavorare i 50 punti centrali così come ho lavorato questa parte qui. Quindi ora ripetete lo stesso lavoro sulla parte centrale della vostra lavorazione, quindi per 50 punti vi dividete di nuovo i 50 punti e andate a lavorare 15 ferri a maglia rasata e 15 appunto legaccio e poi ripetete per la parte finale. Ci vediamo al lavoro avanzato. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutte e quattro le parti. Vedete, ora ho già inserito i miei marcapunti per fissarmeli per la cucitura. In pratica abbiamo lavorato 25 punti davanti con la maglia rasata e il punto legaccio e poi, come vi dicevo prima, parte di dietro i miei 50 punti e parte poi ancora davanti con i primi 25 punti. Ora cosa andrò a fare? Con gli aghetti da lana io andrò a cucire la parte superiore, quindi vedete noi il laterale già l'abbiamo cucito in pratica perché è un unico pezzo, quindi non ha bisogno di cuciture, mentre la parte di sopra sì, quindi andremo a cucire le due parti fino al punto rasato. Questo significa che gli ultimi punti, cioè questi del bordo di margine, 10 punti del bordo di margine, io non li cucirò, li lascerò liberi. Stessa cosa andrò a fare poi da quest'altro lato, quindi andrò a cucire con il mio filato, con la codina che mi sono lasciata, tutti i punti fino ad arrivare ai primi 10 della lavorazione che sono il punto di margine. Poi con un aghetto da lana andrò a chiudermi anche un po' questi forellini che si sono creati qui all'interno, quindi o mi aiuto direttamente con il filato che ho lasciato, le codine che ho lasciato, e andrò a stringere questi punti interni, ok? Ora quindi prendete l'aghetto da lana e andate a cucire queste parti, poi vi farò vedere come andremo ad agganciare anche poi le maniche. Allora, vedete, ho girato al rovescio il mio lavoro, allineo entrambe le lavorazioni con la mia codina e aghetto da lana. Andrò ora semplicemente a cucire i punti da destra verso sinistra, così da cucire la parte, vedete, superiore della mia lavorazione, quindi la parte delle spalle. E ora fate questo sia a destra che a sinistra in modo da cucire il tutto. E due, quindi io andrò a cucire destra e sinistra e ci vediamo poi dopo. Allora, vedete, ho cucito la parte dove non ho il punto a legaccio e ho lasciato la parte legaccio libera, il che significa che non ho cucito i miei 7 centimetri, vedete, della parte del legaccio, quindi questa parte qui. Ora, visto che la codina è abbastanza lunga, mi sto tirando il filo all'interno della lavorazione per andare a chiudere questi nodini qua, questi buchetti, e andarli a stringere. Quindi anche voi, se avete una codina abbastanza lunga, farete in questo modo o altrimenti aggancerete poi il filo alla lavorazione. Tanto a noi serve semplicemente per stringere questo buchetto che si è creato poiché ho lasciato il filo attaccato, appeso, ma se voi avete lasciato, avete staccato il filo ogni volta, questo buchetto probabilmente non l'avrete. Ecco qua. Vedete? Così ho chiuso la lavorazione. L'ho chiusa. Ok, una volta finito poi la vostra chiusura, quindi una volta che avete stretto tutti i punti, andate anche qui a dare un nodino di sicurezza e chiudete la vostra lavorazione. Dopodiché potete passare anche a nascondere le codine, andare dall'altro lato, insomma, e creare anche lì la vostra chiusura superiore e poi la vostra chiusura delle asoline che si sono create nei laterali. Ok, dato il nodino, faccio passare un poco il filo all'interno delle maglie e chiudo e taglio il filo. Ecco qua, anche perché è una codina abbastanza lunga questa. E due. E ora mi nascondo tutte queste piccole codine di inizio fino alla lavorazione e poi vado avanti dall'altro lato con la mia chiusura. Allora, io ho terminato la cucitura e vedete come si presenta il gilet una volta chiuso, cucito solo sulla parte superiore e solo qui che
ipoteticamente si potrebbe vedere la chiusura della lavorazione. Ora, come vedete nel laterale, non abbiamo nulla. Vi dico un po' le misure una volta cucito a quanto siamo, visto che è un po' più facile ora prenderle rispetto a prima, sia in termini di larghezza che in termini di altezza del lavoro. Allora, il gilet è largo 4-45 cm, quindi significa il doppio è 90, e poi in altezza invece siamo a 47 cm. Okay, di altezza del gilet, mentre lo spacco, vedete qui, della manica, vi dico anche questo quanto misura, così da rendervi conto anche voi, circa 17 centimetri. Va bene? Ora, detto ciò, la parte che riguarda, diciamo, la prima parte che riguarda il gilet è completata. Ora poi vedremo insieme come realizzare le maniche e applicarle al nostro giacchino. Quindi non perdete la seconda parte del tutorial, dove andremo a caricare i punti per realizzare poi le maniche. Come sempre, spero di aver realizzato un progetto molto facile anche per chi è alle prime armi e sfiziosetto, diciamo, da dover indossare per l'inverno che sta per arrivare. Grazie come sempre per l'attenzione e vi ricordo che i filati li trovate sul nostro sito www.handyandmade.it. A presto per il prossimo progetto creativo.